qualche settimana fa ha esultato per l'applicazione delle misure cautelari dei presunti spacciatori a Bologna. Sì. Però se vincesse il sì, quelle persone oggi sarebbero... No, assolutamente no, per reati gravi. Per reati gravi continua a esserci la custodia cautelare. Assolutamente sì. Quello che non è accettabile è che oggi un terzo degli ospiti delle carceri italiane siano in carcere, spesso non per reati di violenza, in attesa di un giudizio. Pensiamo al caso delle baby gang, che è drammaticamente d'attualità. Ieri ero sul Garda, ecco, è indegno che uno dei laghi più belli del mondo, sponda lombarda o sponda veneta, sia sulle televisioni di mezzo mondo per questi branchi di balordi che vanno in giro a scippare, a molestare, a far casino, e vedere la polizia in assetto antisommossa fra i lettini e gli ombrelloni sul lago di Garda è una follia. C'è una proposta di legge della Lega in Parlamento, ferma da troppo tempo, che prevede l'associazione a delinquere anche per i minorenni, perché non è che sia palpeggiare, a molestare o a derubare un diciottenne può andare a giudizio, se lo fa un sedicenne non rischia nulla. Quindi la custodia cautelare per reati gravi, e penso alle molestie, penso agli episodi di violenza, è sacrosanta. Il problema è non usare la carcerazione preventiva per tenere per mesi e mesi in carcere quelli che poi si rivelano innocenti, perché io ricordo a me stesso che ogni giorno vengono arrestati 3 italiani, quindi oggi compreso, che poi vengono assolti perché il fatto non sussiste, ma la cui vita viene rovinata. Sono 1000 ogni anno, ecco. Noi vorremmo che ci fosse più meritocrazia e più responsabilità in tutti i tribunali italiani. Poi se uno non è d'accordo vota no. Ecco, la cosa incredibile è la censura, è il bavaglio, è il non parlarne. Se poi uno ritiene che bisogna tenere la legge Severino, che non va bene la separazione delle carriere, che la custodia cautelare va estesa anche a chi passeggia per strada e chi non timbra il biglietto sul tram a Milano, vota e vota no. La cosa inaccettabile è che qualcuno stia tentando di oscurare e cancellare un'occasione straordinaria di cambiamento. Poi ci fossero quelli che votano no, ben vengano. Il problema è che da parte della sinistra e di buona parte dei media non c'è la campagna per il sì o la campagna del no, c'è la campagna del silenzio. Questo è inaccettabile. No,